Con un suo decreto, il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, ha reso operativo l'accorpamento tra le camere di commercio di Benevento ed Avellino. Definiti nei dettagli gli ambiti operativi per ridisegnare equilibri e rappresentanze all'interno del consiglio camerale. La provincia di Avellino assume la sede legale principale, mentre la sede di Piazza 4 Novembre a Benevento diventerà quella secondaria. Con una volontà che anticipava la legge di riordino, la decisione di unirsi per dar vita ad un singolo organismo era stata assunta autonomamente da Benevento ed Avellino. Ora si passerà ai numeri che di categoria in categoria variano a secondo degli associati e del loro peso nelle due rispettive province. L'attribuzione della presidenza unica diventerà anche un tema scottante tra i partiti, che dovranno trovare un'intesa sul nome del presidente. Il nuovo Consiglio Camerale dovrebbe distribuirsi con 6 seggi all'agricoltura e al commercio, 5 seggi per l'industria, 4 seggi per i servizi alle imprese, 3 seggi per l'artigianato, 2 seggi per il turismo, 1 seggio per organizzazioni sindacali dei lavoratori, cooperazione e associazione dei consumatori, per ordini e professioni, per credito ed assicurazioni ed 1 seggio ancora riservato ad altri settori. L'apertura del pronto soccorso dell'ospedale del Mare a Napoli significa che abbiamo voltato pagina nella sanità campana. Non ci credeva nessuno che riuscissimo a completarlo ed in molti hanno sabotato il lavoro. Se decidiamo di arrivare ad una meta, ci arriviamo, costi quel che costi. Lo ha detto il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca nella conferenza stampa per annunciare l'apertura del pronto soccorso del nuovo nosocomio di Napoli Est, attivo da sabato mattina. Oggi la città di Napoli, la provincia di Napoli, la regione Campania ha una nuova offerta per un pronto soccorso attivo e questo è importante perché così possiamo rispondere alle esigenze dei cittadini di Napoli Est, dei comuni limitrofi con un ospedale di eccellenza. Aprire un pronto soccorso significa veramente vestire l'ospedale di quella mission che è importante, accogliere i cittadini che hanno bisogno, che si rivolgono con fiducia nelle mani degli operatori sanitari dell'ospedale del Mare, gente di eccellenza, di professionalità che hanno scelto di venire qui al servizio dei cittadini. E quindi ci siamo, è un momento storico, se mi permettete di considerarlo tale, perché è anche il raggiungimento di un obiettivo con sforzi importanti che sono durati anni, ma che ne è valsa la pena e i cittadini se ne accorgeranno, perché questo è un pronto soccorso che riuscirà a rispondere a tutte le esigenze, senza se e senza ma. Siamo determinati ad andare avanti con la convinzione e con la serietà professionale che ci contraddistingue. Tutto il resto per me è storia e acqua passata. Veramente oggi è la giornata più bella che da quando sono dirigente del Servizio Sanitario Nazionale io ho provato. Oggi è un'emozione indescrivibile per me, perché da quando io sono arrivato su questo ospedale noi abbiamo speso tutte le nostre energie, anche perché c'era uno scetticismo, nessuno ci credeva, praticamente abbiamo avuto attacchi un giorno sì e un giorno no, ma noi con un lavoro, come si dice, certosino, di tutta una squadra, non è solo merito mio, questo lo voglio precisare, della direzione strategica dell'AST, del commissario Verdoliva, di tutti i nostri dirigenti delle funzioni centrali che hanno garantito le procedure per l'assunzione di personale, le procedure per l'acquisto di apparecchiature e tutti gli operatori che all'interno che abbiamo fatto questo lavoro. Finalmente diamo questo segnale forte, si apre l'ospedale del Mare, il pronto soccorso si attiva e questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, anche qui voglio essere preciso. Oggi apriamo un pronto soccorso attivo, ma dovrà essere aperto di qui a 4 mesi un pronto soccorso di DEA di secondo livello, anche per i politraumatizzati. Quindi noi il nostro lavoro continua al servizio della città di Napoli, anche perché questo polo sarà punto di riferimento dell'area dell'emergenza urgenza. Non solo di Napoli, ma dell'area metropolitana di Napoli e più in generale della Campania. De Luca ha aggiunto poi che il principale obiettivo politico e umano è vincere la sfida dell'organizzazione sanitaria in Campania. Quando siamo arrivati, afferma il governatore, lì c'era solo un poliambulatorio e in questi 3 anni molti hanno cercato di rallentare il lavoro. Altri invece sono andati avanti secondo vecchie abitudini di ordinaria amministrazione e abbiamo dovuto fare una guerra per arrivare a questo risultato. Oggi presentiamo a cittadini ospedale e pronto soccorso di eccellenza. Siamo quindi orgogliosi dei risultati e questo ci incoraggia a completare il lavoro di riorganizzazione del settore per fare della sanità campana la prima d'Italia. Oggi
Presentiamo ai nostri concittadini un ospedale di eccellenza, un pronto soccorso di eccellenza. Completeremo tutto l'ospedale del mare entro il 15 dicembre anche con il DEA di secondo livello e con il politrauma. Quindi la città di Napoli avrà a dicembre il DEA di secondo livello del Cardarelli, il DEA di secondo livello dell'ospedale dei Colli, il CTO, e avrà il DEA dell'ospedale del mare, cioè una dotazione quasi unica per le grandi città d'Italia. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato e questo ci incoraggia a completare il lavoro di riorganizzazione della sanità campana per fare della nostra sanità, come abbiamo detto, la prima sanità d'Italia. Il comune di Casal di Principe conferirà la cittadinanza onoraria al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Rao, al predecessore Franco Roberti ed all'ex capo della squadra mobile di Caserta Alessandro Tocco. Lo ha annunciato il sindaco Renato Natale durante un corso di giornalismo investigativo presso l'Università della Legalità Casal di Principe, alla quale è intervenuto Cafiero de Rao per la Lectio Magistralis 5 anni contro l'Ndrangheta. Nei prossimi giorni, ha detto il sindaco Natale, il Consiglio Comunale approverà la deliberazione per conferire la cittadinanza a 3 persone che hanno fatto tanto per sconfiggere i clan a Casal di Principe. Anche grazie a loro oggi la gente ha più fiducia nelle istituzioni. L'annuncio ha emozionato Cafiero de Rao, che dei casalesi si è occupato sin dall'inizio degli anni 90. Natale fu sindaco anche nel 1994, ha ricordato il magistrato, quando il clan era fortissimo, tanto è vero che una volta scaricò addirittura del letame davanti alla porta d'ingresso della sua abitazione. Il sindaco Natale è da sempre un nemico del clan, l'unico a non subire mai condizionamenti. Jackpot solo sfiorato al Super Enalotto a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove però con un sistema sono stati vinti 64.000 euro grazie a 3-5 numerose altre vincite minori. La giocata vincente è stata convalidata alla ricevitoria nell'area di servizio nella centrale via Roma. Il jackpot nel frattempo ha raggiunto i 38,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni di euro finiti a Castellammare di Stabia. Due pistole, entrambi semiautomatiche con matricola brasa ed una delle due carica, sono state trovate nella mattinata di sabato nei pressi del porticato e dei giardini reali del Teatro San Carlo a Napoli. La scoperta all'alba dei carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo della cittadina partenopea. Le armi sequestrate sono state affidate ai militari della compagnia Centro per le indagini del caso. Nella mattinata di sabato a Casoria, in provincia di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno localizzato ed arrestato Maurizio Donadeo, 40 anni, di San Giovanni a Teduccio, ritenuto un elemento di spicco del clan Mazzarella in esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei mesi scorsi dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Donadeo è accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso e spaccio di stupefacenti aggravato da finalità mafiose e si era sottratto alla dal mese di febbraio di quest'anno rendendosi irreperibile. Il blitz è scattato all'alba quando i militari hanno individuato l'appartamento dove Donadeo si rifugiava. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti un giubbetto antiproiettile e numerosi telefoni cellulari indispensabili all'arrestato per poter comunicare con familiari e complici. Sotto la sella della moto in uso al latitante inoltre è stata rinvenuta una scatola di cartucce calibro 9. 60 tonnellate di rifiuti speciali sequestrati nel porto di Salerno si trovavano nell'area doganale, divisi in 7 container diversi, pneumatici, motori ed accessori di vetture ed autocarri, compressori di frigoriferi ancora carichi di gas, pannelli fotovoltaici ed oltre 1000 accumulatori elettrici per ripetitori, tutti di provenienza illegale, superiore a 1 milione di euro il valore. Ad attuare il sequestro la Guardia di Finanza di Salerno. Il carico di rifiuti, accompagnato da falsa documentazione, era destinato al Burkina Faso in Africa occidentale. Al termine dell'operazione le Fiamme Gialle hanno proceduto alla denuncia di 7 persone ora indagate, alcune delle quali di nazionalità africana.
traffico illecito di rifiuti e ricettazione, i reati contestati. Il sequestro è frutto di un'attività di controllo straordinaria disposta dalla Procura di Salerno su ogni tipo di esportazione in partenza dal porto, sempre più snodo nevralgico negli scambi commerciali in entrata e in uscita dal paese. Di recente era avvenuto anche il sequestro di manufatti in avorio e medicinali di contrabbando. Muore cadendo da un terrazzo mentre era inseguito dalla polizia. È accaduto all'alba di sabato a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne pregiudicato al regime della detenzione domiciliare che alla vista di una volante della polizia impegnata in un servizio di controllo per contrastare il fenomeno dei frequenti raid con l'esplosione di colpi in aria è fuggito salendo su un terrazzo dal quale è caduto. Soccorso e portato all'ospedale Cardarelli dal 118 è deceduto poco dopo. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle ore 14 di sabato 15 settembre su alcune zone del territorio. La criticità idrogeologica connessa a piogge e temporali è gialla su Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio, indicate come zone di allerta 2 e 4. Previste già in corso locali precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale. La Protezione Civile della Campania ha raccomandato alle autorità competenti di garantire le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. I carabinieri della compagnia di Montesarchio, con l'impiego complessivo di 40 militari, alcuni provenienti anche dalle altre compagnie del comando provinciale di Benevento, hanno effettuato numerosi controlli straordinari e perquisizioni nei confronti di persone di interesse operativo. Nel corso delle attività di polizia giudiziaria nell'abitazione di un disoccupato di 39 anni di Sant'Agata dei Goti, i militari hanno rinvenuto 770 grammi di droga, tre piante in pieno stato vegetativo di cannabis e l'attrezzatura per la coltivazione ed il confezionamento dello stupefacente, compreso un bilancino di precisione. Nel corso della stessa perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nell'armadio della camera da letto dell'uomo dei frammenti di materiale in terracotta ritenuti di interesse archeologico. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e ricettazione di materiale di interesse storico-archeologico senza averne denunciato il ritrovamento alla competente autorità. I reperti, che da una prima stima potrebbero essere risalenti al VII secolo a.C., sono stati consegnati al responsabile del Museo Nazionale di Montesarchio per il loro esame e la loro catalogazione. Nella mattinata di venerdì un dipendente di una ditta napoletana che stava eseguendo dei lavori alla frazione Capellino di Sant'Agata dei Goti si è sentito male ed è deceduto poco dopo. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato si sarebbe accasciato all'improvviso a bordo strada sotto gli occhi dei colleghi di lavoro che hanno immediatamente dato l'allarme. Il 118 ha soccorso l'uomo e l'ha caricato a bordo di un'autoambulanza che è poi partita alla volta di Benevento. Durante il tragitto però nel territorio del comune di San Salvatore Telesino il cuore dell'operaio si è fermato per sempre. I medici hanno chiesto l'intervento dei carabinieri e la salma è stata trasportata presso il cimitero di San Salvatore Telesino. Centinaia di piante di canapa indiana per un peso di oltre 2 tonnellate sono state sequestrate dai carabinieri in due aree incolte nel territorio del comune di Montoro, in provincia di Avellino. L'operazione, che ha visto impegnati i militari della locale stazione insieme con i carabinieri forestali, si avvalsa anche dell'aiuto di un elicottero del nucleo carabinieri di Ponte Cagnano, che ha scoperto due vaste piantagioni in aree agricole incolte ma protette dalla vegetazione, nelle quali erano state allestite serre artigianali dotate di impianto di irrigazione e di illuminazione per la produzione di marijuana. Il Benevento espugna per 3-2 il campo del Venezia nell'anticipo della terza giornata di Serie B. I sanniti salgono così a quota 4 punti e scavalcano i lagunari, al loro secondo KO consecutivo dopo il successo all'esordio contro lo Spezia. Nel primo tempo gli ospiti partono subito forte, dominano la scena, trascinati dalle due perle di Bandinelli contro un Venezia pericoloso solo da fermo con Bentivoglio. Il centrocampista giallorosso apre le marcature al 25esimo con un piatto al volo su cross di Ricci e raddoppia al 44
all'ottantaduesimo con un gran sinistro dai 25 metri che colpisce il palo ed entra in rete. Nella ripresa però i padroni di casa reagiscono accorciando le distanze al 49esimo. Matello ristabilisce le distanze con la rete del 3-1. Il Venezia non smette di crederci e riapre la sfida con il rigore del neo entrato Citro al 67esimo, ma non serve la reazione della squadra veneta a sottrarre la vittoria dei Sanniti. Ma a larghi tratti ho visto la squadra che vorrei sempre vedere, la squadra aggressiva, la squadra coraggiosa, che gioca, che non ha paura di sbagliare, che mette in difficoltà, che crea tanto, e questa è credo la squadra che piacerebbe vedere a me. Poi ho visto anche l'altra faccia della nostra squadra, che è quella che quando abbassiamo un attimo l'intensità o smettiamo di ragionare un po', ci creiamo poi dei problemi da soli. Quindi credo che in questo momento del campionato sia ancora tutto nella norma. È stato un inizio un po' atipico per tutti, per noi ancora di più, perché noi abbiamo giocato una sola partita, abbiamo fatto i due turni di Coppa, che anche quelli insomma ci hanno dato delle risposte positive, perché abbiamo fatto bene, abbiamo vinto con l'Udinese, e poi abbiamo avuto praticamente tante pause in mezzo, quindi di partite vere non ne abbiamo. Oggi c'erano in campo anche tanti giocatori che non giocavano da un po', perché Letizia è la prima partita che fa quest'anno, Billong non giocava dallo scorso anno e da gennaio ha giocato veramente poco, Ricci lo stesso, Bandinelli lo stesso, e quindi immaginavo che a partita in corso ci sarebbe stato un calo fisico, e abbiamo cercato anche con i cambi di tenere alto il ritmo, di alzare l'intensità, di tenere lontano il Venezia dalla nostra area di rigore, e abbiamo commesso alcune ingenuità, alcune leggerezze, e dovremmo essere bravi a lavorare su questo, e quando siamo padroni della gara dobbiamo essere bravi a chiuderla. Abbiamo avuto le occasioni per farlo, credo che quello che è successo stasera sia da monito per il futuro. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per domenica 16 settembre.
Sarà una domenica con sole prevalente sull'Italia, con poche nubi e solo con qualche precipitazione sulle aree montuose. Vediamo insieme il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord, ampio soleggiamento per tutta la giornata, anche se avremo un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti e qualche rovescio sui rilievi occidentali. Al centro, tempo stabile, asciutto e soleggiato al mattino. Nel corso del pomeriggio, aumento della nuvolosità, specie sui settori interni e su quelli tirrenici, anche con qualche addensamento, ma con rari fenomeni associati. Spostiamoci infine al sud. Tanto sole nella giornata odierna, con isolati addensamenti pomeridiani anche qui sui settori tirrenici, senza fenomeni particolarmente degni di nota. I venti soffieranno da direzioni variabili, in genere con debole intensità su tutti i bacini. Andiamo a dare uno sguardo infine anche alle temperature, previste per lo più stazionarie. Le minime saranno comprese tra 13 e 22 gradi un po' su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le massime, invece, prevediamo fino a 30 gradi al nord, fino a 32 gradi invece sulle regioni centrali e meridionali.